Una rimonta perfetta. E bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui parliamo di Roma che vi parla. E oggi siamo nel post partita di Roma-Salisburgo, ritorno dei playoff di Europa League 2022-2023. Allora, sapevamo com'era finita l'andata e sapevamo che comunque dovevamo fare una rimonta e una grande partita. Perché comunque già dall'inizio della partita abbiamo visto che loro insomma cercavano in tutti i modi di perdere tempo, poi erano tipo in 7 su 11 in difesa. E comunque, grandissima partita la nostra. Spinazzola sembra essere tornato quello dell'Europeo tra la partita con il Verona e quella di oggi. E cosa incredibile, Belotti che dà tutto per tutto per la maglia, gol meritato che secondo me non è tanto aver fatto gol, ma è comunque un ripago insomma di quello che ha fatto in questa partita. Ha sudato, ha lottato, grande giocatore Belotti. E vabbè, poi c'è Dybala che fa quel gol clamoroso, con quell'azione clamorosa partita da Zaleski, che fa quel filtrante per Pellegrini, che poi fa quel tacco per Spinazzola che parte e non lo ferma più nessuno. E vabbè, poi arriva il gol. Poi comunque il secondo tempo l'abbiamo gestito bene, anche se comunque sapevamo che dovevamo abbassare i ritmi perché se no a fine partita non ci arrivavamo. E infatti l'abbiamo fatto molto bene, cosa che secondo me in altre partite, se non, se insomma non la preparavamo bene, non l'avremmo mai ma mai fatta. E quindi buona così, e le possibili avversarie comunque sono toste, tutte toste dagli ottavi in poi. Possiamo beccare addirittura l'Arsenal. E l'unica cosa che ho capito è che praticamente l'andata la giochiamo all'Olimpico. Quindi in un eventuale ritorno sotto, magari nel risultato di pareggio, ci ritroviamo a giocarcela fuori casa. Però comunque, con i tifosi della Roma non cambia niente. Comunque, dove è tutto e niente. Bello.